Ben Consoni, la prima maestra concertatrice della Notte della Tarantola. Quanta responsabilità sente addosso? Ecco, hai detto una bella cosa, responsabilità. Io adoro la responsabilità, più della colpa. Cioè io mi sento responsabile delle cose, sia positive che negative. E allora mi applico sulle cose e creo valore sulle cose. Questa responsabilità è condivisa, mi sento ben protetta dai miei cavalieri, da Luigi e da Daniele, il direttore artistico, e da un'orchestra che è già autonoma. Probabilmente sarei anche una stupida a non farmi guidare da loro, ecco, questa è la mia responsabilità, farmi guidare sapientemente e affidarmi. E avrebbe mai pensato che questa scelta di dirigere questa grande manifestazione, qual è la Notte della Taranta, sarebbe ricaduta su di lei? Ci ha sperato mai? Neanche sono arrivata a sperarci, talmente sembrava un obiettivo distante. Quindi si avvera un qualcosa di insolito e straordinariamente lontano da tutti i desideri, da tutte le aspettative. Ci saranno le femmine, ci saranno le donne che racconteranno il loro dolore, il loro morso, ma lo racconteranno non avendo paura di scendere proprio in basso, nelle corde più profonde di questo dolore, e questa è la tragedia siciliana, non ci possiamo fare niente. Ma siccome noi siamo cuginetti un po' terroni vostri, perché voi siete continente, noi alla fine siamo nordafricani fondamentalmente, ma condividiamo lo stesso patrimonio genetico, quindi mi piaceva questo viaggio, proprio il dolore profondo della transizione, quindi dell'apertura e della guarigione. Quanto si sente pizzicata da questo evento? Ma in realtà forse c'ho anche il vaccino, sai, perché tutte le volte sono venuta già mi hanno guarito. Io non sono immune, questo morso lo sento sempre e cerco di usarlo a mio favore, come spinta per poter creare cose, poter trasformare questo morso in un vantaggio, in una taranta liberatoria, insomma. Lei ha avuto modo già comunque di stare nel Salento, ha anche girato il suo video a Martano, nel Castello di Martano. Sì. E, cosa le piace di questo Salento? Cosa dà a un artista come lei il Salento? Sicuramente è un museo a cielo aperto, per cui già soltanto camminando l'occhio viene omaggiato dalla bellezza. Per cui secondo me la bellezza è uno dei valori più alti e nobili proprio dell'esistenza. E ispira altre cose allo stesso livello, per cui passeggiare, soltanto passeggiare in queste zone è qualcosa che proprio arricchisce interiormente e predispone a un agire, secondo me, bello.